le vittorie sono sempre belle, quindi bisogna saperle apprezzare. Spesso a volte non si è così intelligenti a saperle apprezzare. Invece io con l'età ho imparato che dopo tante sconfitte la vittoria va apprezzata. E ci sono vittorie ancora più belle perché vengono magari in un periodo particolare, oppure magari vengono, ti tirano sul morale, c'è una ricorrenza particolare. Questa è una di quelle, perché veniva da due sconfitte, venivamo da due sconfitte, una prestazione così e così fatta da Ancona, bisognava ritrovarsi, qualche infortunio di troppo, squadra che veniva detta come Nacho dipendente, Varela dipendente, invece... Credo che Nacho sia un giocatore importante, importantissimo anzi per questa squadra, però oggi ha fatto doppietta Ciani e quindi ci prendiamo tutto quello che di bello ci ha portato questa partita. Senti, una prova di carattere ma anche una prova di attenzione in difesa, che si sono guardato Gilberto e Bianca, che si sono trovati così bene, ma anche voi direi, insomma, sì, avete concesso pochissimo. Sì, concentrati, umili, penso che siano le caratteristiche che debba contraddistinguere questa squadra, perché avendo un pacchetto avanzato così importante e di qualità, noi da dietro dobbiamo essere essenziali. Ecco, la parola giusta secondo me è essere essenziali, che non vuol dire fare troppo e non vuol dire neanche fare poco, vuol dire essere giusti. E penso che il comportamento giusto sia questo, non strafare. Invece quando si cerca, si è sbagliato anche oggi, perché non, parliamoci chiaro, non è stata una prestazione, però si è sbagliato, però subito dopo c'era qualcuno che ci metteva la pezza, e questo deve essere l'atteggiamento giusto, perché non esistono partite dove non si sbaglia o partite dove si è consapevoli di essere più forti e si vince 5-0. Ci sono partite che vanno vissute come quella di oggi. Si sbaglia, ok, va bene, ci sta, però ci si rimette sotto e se ti posso dare una mano si riconquista subito la palla. Quello è l'atteggiamento che ci deve portare fino alla fine. Credo che, avendo come allenatore Gattuso, il mister credo che sia stato maestro in questo, perché ha ottenuto, secondo me, risultati nella sua carriera agonistica di più di quelli che la gente gli accreditava. Invece con la tenacia, col fatto di non mollare mai, la squadra deve rappresentarlo in questo. È un po' quello che chiedeva Gattuso e che volevo chiedere anche prima a lui, cioè il noi davanti a lì. Sì, sono parole che si dicono nel calcio, si dice un gioco di squadra, non pensiamo a noi, però cioè, come lo fai capire? Cioè, non è facile, perché dire a, che ne so, a Umberto stanco per tutta la partita, mancano 10 minuti alla fine, devi ritornare dietro perché abbiamo bisogno, e lì devi mettere da parte l'io, non è facile. Spesse volte ci sono proprio carenze anche organiche, oppure magari momenti in cui non bisogna chiedere ma bisogna soltanto dare, e quello Il lavoro duro sia del giocatore che dell'allenatore, che oltre ad essere un lavoro fisico, è un lavoro di concentrazione. Se si riesce a raggiungere questo, ragazzi, per la qualità che abbiamo, purtroppo degli altri non ce n'è per nessuno. Non guardiamo la classifica? No, assolutamente no. Cioè, guardiamo il fatto di non allontanarci troppo dalla spalla, di continuare a mantenerci 2-3 squadre dietro per i playoff. Quello, noi dobbiamo continuare a pensare a noi stessi. La classifica poco, perché 38 punti negli altri gironi sei primo, forse 39, perché poi alla fine ne hai 39. Cittadella ne ha 40, 44, sì, ne ha 40 dall'altro girone, quindi il girone è quello della Casertana e la 39. Sì, stanno andando forti, se continua così la spalla è giusto che vinca il campionato. Sto andando flessioni, a posto, guardando le gufi, a Riccardolla, nel senso che mai capito, è convinto. Sì, no, noi ne pensiamo a noi, cioè è giusto, è bello guardare la classifica, domenica sei vinto, hai guadagnato, non hai guadagnato. Purtroppo noi da guadagnare non ci abbiamo niente, ci abbiamo da guadagnare una posizione sola,
perché le altre ce le abbiamo tutte dietro, quindi guardiamoci un attimino dietro e manteniamo questa posizione fino alla fine, poi ce la giochiamo. Ci abbiamo lo scontro diretto in casa e tante cose belle. Quindi. Ma te ti sembra, non voglio parlare sempre della Spal, ti sembra davvero che la Spal poi sia davvero così forte? Perché guardando le partite spesso vince un po' anche a fortuna. A noi a Novara ci dicevano che non eravamo così forti, però per 2 anni abbiamo perso forse una partita in 2 anni, per Dino, e loro sono un anno che non perdono. Loro sono credo dal girone di andata ad ora avranno perso 2 volte. Forse nell'anno solare sono quelli che hanno fatto più punti di tutti, quindi l'anno scorso hanno chiuso con 10 partite, no? Da quando è arrivato Semplici hanno ritrovato continuità di risultati, hanno sempre giocato in questa maniera, sono sempre gli stessi, hanno pochi acquisti mirati, ovviamente nelle posizioni che hanno fatto un buon lavoro, ovviamente, però non giocano bene, stanno lì. Posto? Pensiamo a noi, pensiamo a noi, che è importante. Grazie. Grazie.